Ciao a tutti e benvenuti al Giallo Book, le video recensioni sui libri gialli. Borgo, l'immaginaria Borgo Briantino è l'ambientazione di un giallo tutto italiano che mi è piaciuto e non mi è piaciuto. E sto parlando di Signorina Regina di Antonio Caron del 2012, di 251 pagine, della Fratelli Frilli editore. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine e i colori della copertina, meno bella la presenza della copertina rigida e delle alette interne. Il luogotenente dei carabinieri, Sebastiano Vitale, da Torino, viene spostato urgentemente a Borgo Briantino, per l'appunto, perché deve indagare sulla morte di un'impiegata comunale. Questa indagine avrà tra i tanti protagonisti di questa indagine, ci sono servizi segreti italiani e non, nomadi che hanno i potenti mezzi tecnologici di telecomunicazioni e telefonate lecite e illecite, o più o meno tali. Detto questo, da un punto di vista di trama la storia ci sta, da un punto di vista di stile il libro si presenta con presentazione, personaggi e storia. I capitoli sono denominati con capitolo 1, con uno scritto a numero. E alcune parti del testo sono scritte in corsivo e in dialetto. Di questo libro cosa mi è piaciuto? L'ambientazione, l'immagine e i colori della copertina, il realismo, il fatto che è scritto ambientato in Italia, la trama e le soluzioni stilistiche. Mentre la sovraccoperta, le alette interne, la copertina rigida, la non scorrevolezza del libro, sono le cose che meno mi sono piaciute. Di questo libro cosa pensi in conclusione? Allora, è un libro non bello, né bello né brutto, nel senso che la bellezza della storia viene quasi azzerata dal fatto che è lento, quindi non scorre, e che è scritto piccolo. E questo fa sì che il libro appunto non è così bello poi, ma nemmeno così brutto. Un'esatta via di mezzo tra le due. Alla luce di tutto questo mi sento di consigliarlo comunque a tutti, perché è leggero, cioè è reso leggero, nonostante la resa generale della storia non sia delle migliori, è reso leggero. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle nei commenti, io rispondo. Iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. Di farmi sapere nei commenti se e quali nuovi format volete che io porti sul canale, di modo tale che ve li possa portare, di condividere questo e o altri video del mio canale con i vostri amici e invitarli a fare altrettanto, e di controllare di tanto in tanto la sezione community del mio canale. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Thank you.